la chiesa di Santa Croce a Purgatorio. È una chiesa che vediamo per la prima volta, molti di noi vedono per la prima volta, è rimasta chiusa per tanto tempo e purtroppo ancora non è in ottime condizioni, ma speriamo che i fondi che sono stati stanziati per il centro storico possano far splendere di nuovo questa bellezza di questa chiesa. Abbiamo visto all'entrata, è una chiesa costruita nel Medioevo ed è famosa per il cosiddetto stemma dei Moiai, che si pensa essere sia stato, diciamo, il ceppo su cui è stato decapitato Corradino di Svevia, quindi tanta storia che è passata in questo luogo, in questa piazza. Presentano oggi Premier Masaniello, che è un'anticipazione della 7ª edizione del premio Masaniello Napoletani Protagonisti, e domani presenteremo invece Sciacquato Vavucco, un incontro tra il serio e il faceto sulla cultura linguistica napoletana. Il 29 settembre, quindi nella piazza del Carmine, quindi in pochi passi da qui, da questa piazza che è stata teatro delle vicende più importanti della storia di Napoli, la decapitazione di Corradino di Svevia, abbiamo ricordato, la rivoluzione di Masaniello, la condanna dei Giacobini nella Repubblica Napoletana del 1799. E il 29 settembre si sarà presentata qui nella piazza del Carmine, sarà presentato il premio Masaniello, i migliori esempi di napoletani protagonisti, per mettere proprio in evidenza la cultura, l'intraprendenza e l'arte partenopea. Ci sarà una rosa di premiati che è ampia e varia, e quest'anno è tutta al femminile, con la quale la giuria testimonierà ancora una volta la ricchezza di questa terra che offre ormai ininterrottamente, lo possiamo dire, a tutta l'Italia, grandi risorse e grandi talenti. Racconteranno oggi la storia del premio Masaniello i nostri ospiti. Sono Luigi Rispoli, alla mia destra, presidente del Consiglio Provinciale, che è l'ideatore di questa manifestazione, Umberto Franzese, che è il coordinatore dell'AGE ed è anche l'organizzatore dell'evento, Lorenza Licenziati, che è la nostra presentatrice storica, diciamo, da sette edizioni presenta con grande simpatia e con eleganza appunto le eccellenze che la giuria va a selezionare ogni anno. E abbiamo anche una parte di sentire Claudio Pellone, che è il presidente del centro commerciale naturale delle antiche botteghe di Piazza Mercato, perché grazie a lui questa piazza per questi tre giorni si illuminerà di eventi. Abbiamo detto ci sarà una grande concentrazione di eventi. Allora Claudio, puoi spiegarci un po' che cosa succederà in queste tre giornate? Benvenuti qui alla Festa del Carmine del 2012. Il programma della Chiesa di Croce al Mercato fa infatti parte di una serie di eventi e di iniziative numerosissime che si terranno in questi tre giorni e che il cui programma l'avete trovato fuori entrando nel desk. La prima grande novità è l'apertura della Chiesa di Croce al Mercato, che, come vi è stato raccontato, in realtà attualmente è ancora chiusa al pubblico. Lo sarà per questi tre giorni, per questi tre pomeriggi, e con le, diciamo, varie attività che abbiamo messo in campo, che sono poca cosa rispetto a quello che vorremmo fare noi commercianti della zona, che ovviamente vorremmo la trasformazione del territorio, e fortunatamente coadiuvati da tantissime altre associazioni, le scuole del posto, le istituzioni, che sono tutti quanti in questo momento, almeno i soggetti che si stanno proponendo, solidali dell'idea che la Chiesa possa essere restituita al quartiere, quindi non di nessuno, ma di tutti, non di qualcheduno, ma di tutti. In questo ovviamente il partner numero uno è l'Istituto Moricino, Campo del Moricino, che è la scuola del posto, con l'altra scuola del posto, Isabella d'Este. Sono complici ovviamente le chiese, perché vedete, questa è una chiesa ancora consacrata, quindi le attività che si possono svolgere al suo interno dovranno essere compatibili con la sua atmosfera, che è sacra e lo deve rimanere, ma fortunatamente le attività sociali lo sono in qualche modo, perché sono attività che devono accogliere la gente. E il nostro partner guida ovviamente il Presidente del Consiglio
della provincia, ma l'associazione AIGE e il gruppo della protezione civile, dei volontari della protezione civile insieme sono altri partner di questa, secondo noi, cordata interessante e esaustiva delle esigenze del quartiere, perché la chiesa possa effettivamente essere riaperta. E questa è solo una piccola aliquota del pensiero, ovviamente, dei commercianti, degli abitanti della zona, che vorrebbero che il quartiere cominciasse a funzionare un po' come una piccola perla all'interno di una Napoli che spesso è disastrata, ma volenterosa, bisogna dirlo. E il quartiere Mercato può essere questa opportunità, perché è centrale, perché è funzionale, perché è vicino, non è solo al centro della città, è al centro di un'area ben più vasta, un'area metropolitana che si protegge verso Oriente e quindi abbraccia moltissime altre persone, veramente un bacino di utenza di almeno 3 milioni di abitanti. Il nostro riferimento è quello di restituire questo quartiere ovviamente in tutti i suoi aspetti, quindi monumenti, perché ovviamente sono talmente importanti che siamo più noi distratti a dimenticarcene. Abbiamo la Basilica del Carmine, che è veramente un riferimento per i fedeli, Sant'Eligio, abbiamo veramente dei tesori. Non dobbiamo fare altro che aprirli e scoprirli e farli diventare opportunità di lavoro. Le feste, la festa del Carmine è un'opportunità di lavoro, per questo il tentativo di quest'anno è di strutturarla come evento prodotto. Il nostro obiettivo quindi di qui ai prossimi anni è sempre cercare di essere aggreganti, quindi creare, diciamo, situazioni multiple, perché possa di questo beneficiare in primo luogo l'abitante del quartiere. In questo ovviamente vi ho fatto più o meno un quadro generale, di cui mi fermo subito per lasciare la parola invece a cosa, ai veri contenuti, e per cui entriamo nel merito della giornata di oggi dedicata a Masaniello, e grazie al cielo lo facciamo con dei professionisti. Grazie per l'attenzione. Grazie Claudio Pellone. Ringraziamo, se non sbaglio, ho visto Valentina Stella che è venuta qui a trovarci, prego. Benvenuta. Allora cominciamo subito.